Salve ragazzi, oggi siamo qui a casa, non al parchetto, e faremo un richiamo per il back lever, come gli scorsi video del lancio del front lever. Semplicissimo, sempre l'allenamento abbastanza easy, perché appunto ha già il back lever, o comunque ci sta arrivando, è già un buon livello. Semplicissimo, faremo semplicemente appunto tre esercizi, tra cui isometria del back lever e un richiamo, ripeto. Tra cui isometria del back lever, back lever press sarebbe quella che se il back lever sali, e poi proveremo delle discese di pull up, cioè delle negative in pull up, sempre di back lever. Ovviamente ci alleniamo qua a casa, non al parchetto, così vi faccio vedere anche un po' com'è la mia, tra molte virgolette, home gym. Ho praticamente tutto quello che serve per fare calisthenics, parallele, sbarra, paralleline, elastici, anelli e tutto il resto. Ed eccoci qua, questa qua è la sbarra che ho, poi su tutti gli elastici, appunto, tutte le misure, anche quello super fino, che tra l'altro ho rotto, perché si è rotto mentre facevo up ieri praticamente, si mette a fuoco. Poi ovviamente parallele alte, parallele basse, un po' rovinate perché le uso sempre, gli anelli, importantissimi. Che useremo oggi per fare il back lever e basta. Ovviamente la sdraio quella la sposto quando devo allenarmi, perché sennò non posso fare movimenti. Beh, poi ovviamente tutto il resto, cioè dove mi alleno io, qua tutto molto wow. E niente, questa è appunto i miei attrezzi per il calisthenics. Se appunto vedete, basta poco per allenarsi, cioè per fare calisthenics basta una sbarra, delle parallele, degli anelli e già hai fatto. Appunto mi alleno qua a casa perché, visto che non ho da fare muscle up e cose varie, bastano gli anelli. Vi faccio vedere come fare appunto il back lever agli anelli, che comunque è la stessa identica cosa sostanzialmente. Ora passiamo subito al workout, al piccolo richiamo. Appunto sempre mezz'oretta, un'oretta, perché alla fine faccio tre serie, tra cui recupero 2 minuti, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, così. Ovviamente già stanco dell'allenamento di quello la principale, perché ovviamente quello di 2 ore e mezza, questo qua è di un'oretta, su per giù, anche meno in realtà, però un'oretta. E niente, ci vediamo direttamente all'esecuzione, agli esercizi. Workout di richiamo andato. Prima di salutarvi volevo dirvi due cosette, così per casomai qualcuno vuole prendere spunto. Il back lever di isometria, niente da dire. Fate come con il vostro livello, appunto, se siete in tac o altro. Invece per quanto riguarda i pulse e i pull up, le negative, i pulse appunto cercate sempre di essere in back lever bello solido e poi alzate, non magari di sbagliare e non arrivare in posizione e fare comunque
il pulse. Per quanto invece riguarda i pull up, io vi consiglio, avete visto a me con l'elastico, quello nero, di iniziare a farli, se non siete bravi, iniziare a farli alle parallele basse, parallele alte, quelle là, li mettete in posizione, tipo, è tipo come se fosse un Australian pull up al contrario, meglio in quel modo per imparare il movimento di discesa, quindi la parte negativa. Vi dico questo perché quando lo fate agli anelli, siccome è molto complicato come movimento a livello di... Non è complicato, è pericoloso per spalle e bicipiti, si può vedere anche dalla clip. Quindi non ve lo consiglio se non siete ben allenati. Cioè se già siete ad un livello abbastanza alto, allora ok, passate a questi. Se no, fateli con le parallele alte, perché avete molto più controllo, visto che sono fisse e non sono gli anelli. E appunto l'elastico, non avete l'elastico che vi sbalza tutte cose. Perché quando siete agli anelli dovete tener conto, a parte delle spalle e dei bicipiti, per non farmi male, dovete tener conto nel vostro livello e quindi farlo in tac o quant'altro, tener conto dell'elastico, che è appunto l'elastico messo sopra le caviglie, quindi sotto il ginocchio sostanzialmente, perché appunto messo in quel punto, scusa il gioco di parole, vi sbalza abbastanza, cioè proprio vi va avanti e indietro, quindi deve essere fermi su, cioè deve essere stabile anche su quel punto di vista. In più ci sono gli anelli, che sugli anelli, se non sapete starci, quindi se non avete gli stabilizzatori ben allenati, anche quello là vi dà problema. Di conseguenza dovete tener conto dell'elastico, degli anelli e di tutto il resto. Quindi il mio consiglio, ripeto, è prima le parallele alte, che siete più stabili, e dopodiché appena siete abbastanza bravi passate agli anelli. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, molto appunto easy come gli altri due video, non è pesante appunto di pochi minuti. E niente, lasciate mi piace se vi è piaciuto il video, commentate se volete altre cose di questo tipo, e iscrivetevi e condividete il video se volete. Per il resto ci vediamo su TikTok, sugli shorts se li vedete, se li guardate, penso che sì comunque. Detto questo, grazie per aver visto il video e ciao.